L'idea è nata da, come dire, una necessità di ridare al quartiere tutto l'affetto, l'amore che mi hanno dato, essendo io non originaria di Gangi. E ho pensato che il mio bene più grande sono appunto i libri, e questo è il mio modo per ricambiare questa cortesia. Gangi è un paese estremamente social, quindi ho creato questa pagina social, mettendo dei post sui libri naturalmente e invitando la gente a venirli a prendere. È una biblioteca privata, ma è una biblioteca pubblica perché i libri vengono prestati gratuitamente a tutti quelli che ne fanno richiesta. Quando io sono a Gangi oppure in giro o un attimo libero, impacchetto i libri e li consegno. Ho posti di consegna, che so, il bar, il tabacchino, oppure vengono qui, li vengono a prendere. Ho avuto richieste sia da Gangitani appunto, ma messaggi e anche richieste di donazioni da parte di persone che vivono in tutt'altra parte. L'idea è piaciuta ed è la meraviglia probabilmente, perché non pensavano di trovare una biblioteca all'interno di una casa. E le risposte sono state tutte positive. Ci siamo resi conto probabilmente che ormai acquistare un libro ha un costo, quindi magari anche in questo modo è uno strumento per promuovere la lettura. Un'idea del genere io a Palermo non l'avrei mai potuta pensare, cioè è venuta questa idea perché siamo qua a Gangi, perché siamo nel borgo, le grandi città sono troppo anonime, invece la vita in paese è tutta un'altra cosa. Incuriosito ho cliccato, ho guardato un attimo la pagina e ho visto questa realtà, e da lì ho iniziato a mettere i mi piace sui vari libri che vengono pubblicati, a scegliere poi quello che mi piaceva leggere. Già ho preso due libri nell'arco di un mese, quindi c'è questa possibilità di venirli a scegliere, o comunque te li fa avere pur avendo libri a casa, però sai, è quella novità che forse nel paese ci voleva, e mi auguro che si espanda. La particolarità anche nel modo in cui te li consegna, vieni, cioè chiami prima, prendi l'appuntamento perché funziona solo il fine settimana, e poi lo trovi così graziosamente incartato il fiocchettino. La cosa che mi ha colpito è il bigliettino di un augurio di buona lettura e il suo pensiero personale. Pensando al futuro, stiamo lavorando a una rete intercomunale di biblioteche, sia private che comunali, che prendono tutto il territorio delle Madonie. Le Madonie è un territorio bellissimo che deve essere concepito come un unicum, e questo secondo me è il futuro.